Oggi Turismo Sele si sposta a Campagna. Campagna, la città invisibile. Ma Campagna anche la città dell'acqua e la città del fuoco. A Campagna è forte il culto per i morti, tanto è che ci sono diverse congreghe e diverse chiese, tra cui il Monte dei Morti. E noi oggi andiamo a visitare proprio il Monte dei Morti. Quella che vediamo è la cattedrale, che sorge proprio sulla cripta del Monte dei Morti. È possibile osservare il fiume Tenza che lambisce proprio le fondamenta del Monte dei Morti. Ecco, qui stiamo attraversando il centro storico, dove in estate vi è la bellissima manifestazione della Chiena. Difatti potete notare al centro della strada il solco dove defluiscono le acque. Ecco, qui ci troviamo all'ingresso principale del Monte dei Morti. Siamo qui con Diego, un confratello. Diego, ci puoi spiegare un pochino come nasce questa congrega e soprattutto quella funzione dei posatoi di cui uno, se non erro, guarda proprio verso il Santissimo? Sì, diciamo la confraternita del Monte dei Morti e della Beata Vergine del Carmelo ha ottenuto un riconoscimento ecclesiastico nel 1627. Con una bolla del vescovo dell'epoca, Monsignor Alessandro Scappi, ma in realtà abbiamo documenti che attestano una presenza di questa confraternita già molto tempo prima. Questa chiesa, ceduta alla confraternita dopo la realizzazione della vera cattedrale, fu utilizzata dalla confraternita stessa per appunto realizzarne un cimitero cittadino. Quindi tutti ottenevano una degna sepoltura, soprattutto i più poveri. Riguardo la parte, diciamo, della confraternita, la sala dedicata ai confratelli, lì è molto particolare perché successivamente alla scoperta di quella catacomba, di quella zona, si è capito che, diciamo, cercarono un occhio di riguardo da parte dell'Eterno Padre. Infatti dal basso, dalla sala, dalla camera adibita a sepoltura per i confratelli, guardando verso l'ingresso, si può intravedere in modo perfetto, diciamo, lo sguardo di quel mezzo busto dell'Eterno Padre di epoca seicentesca, un autore sconosciuto, quindi uno sguardo di favore, diciamo che chiesero una sorta di piacere in cambio della loro pratica di utilità pubblica, la pratica della sepoltura nelle chiese, in questa chiesa della confraternita del Monte dei Morti era non solo una pratica di utilità pubblica, ma era una vera e propria pratica di pietà popolare. L'obiettivo era innanzitutto, diciamo, alleggerire le municipalità dal peso, se pensiamo oggi i comuni che peso hanno nel gestire, certo, i cimiteri, e poi alleggerire le famiglie dei defunti prendendosi carico dell'anima del defunto stesso, quindi prendendosi l'onere e l'onore di pregare per quella persona
in eterno finché la confraternita avrà vita, e infatti noi ancora oggi lo facciamo. E in cambio, appunto, si crearono, diciamo, una sorta di posto riservato, un posto in primo piano, un posto d'onore, dove quella immagine stupenda, molto rara, quel mezzo busto dell'Eterno Padre, guarda appunto con un occhio particolare verso di loro. Grazie Diego. Un'ultima domanda. Questa, diciamo, chiesa, questa è costruita su più livelli. Sì. È proprio in prossimità del passaggio del fiume Tenza. Sì. È una casualità o è voluta apposta? Allora, diciamo che l'edificazione di questo edificio creò molti problemi. A seguito della erezione della diocesi nel 1525, grazie al nobile cittadino Melchiorre Guerriero, diciamo, ci furono delle lotte interne su dove costruire l'edificio che poi avrebbe segnato la storia della città. In realtà qui vi era presente una collegiata denominata Santa Maria della Giudeca, che fu successivamente all'erezione a diocesi allargata nella nostra chiesa con annesso cimitero. Successivamente nel 1564 si diedero inizio ai lavori della vera prima cattedrale, che è la cripta, quella che noi chiamiamo la cripta, e lì si ebbero vari problemi riguardo al fondo, al terreno. Trovarono un terreno molto argilloso e infatti impiegarono negli anni forse più a fare la cripta e non la cattedrale stessa. Successivamente si arriverà prima metà del 600, 1632 se non erro. Scusatemi per le date se non sono proprio corrette, si iniziò a costruire poi la vera basilica, quella superiore. Sicuramente le lotte che ci furono riguardavano anche l'aspetto economico, perché una cosa era costruire in un centro montuoso, quindi bisognava cambiare anche urbanisticamente la città, renderla accessibile questa cattedrale, una cosa era costruire fuori dalle montagne, dove però l'edificio sarebbe stato alla mercé di chiunque. A questo punto, dopo le varie lotte, si decise di spendere di più, di impiegare più tempo, ma di porla nel cuore della città e quindi in maniera anche più protetta, appunto nel centro storico, a fianco a un fiume che poi ovviamente è servito anche per la canalizzazione delle acque. Sicuramente prima pensavano a tutto, progettavano tutto nei minimi dettagli. Sicuramente poi il fiume e le varie sorgenti che percorrono il sottosuolo della città di campagna sono servite benissimamente a organizzare molto bene il deflusso di questi fluidi corporei nelle catacombe. Grazie Diego, gentilissimo. Grazie a voi. Grazie. Ed ora scendiamo nel luogo dove vi sono le sepolture. Ciò che vediamo sono i colatoi, ovvero dove i defunti venivano messi a scolare, in posizione seduta. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Da questo colatoio centrale il defunto aveva la possibilità di guardare direttamente il Santissimo attraverso il cunicolo.